E adesso cosa facciamo, Joe? Ce la svigniamo! Ascoltate, per poter dare alloggio agli immigrati sempre più numerosi, il governo requisisce le scuole e i saloon per trasformarli in alberghi. Vi immaginate il penitenziario trasformato in albergo? Lasciamo perdere il tunnel, mi è venuta un'idea. Ah, che peccato, Joe, eravamo arrivati a un buon punto. Il mio penitenziario è un albergo, scherzate, sarebbe un'assurditudine. Tra l'altro, la legge non lo consentirebbe. Buona giornata. La posta, signor direttore. Guardi qui, sono tutte bollette. Fratelli Dalton! Ci ho riflettuto. E sia, vada per l'albergo, ma una condizione. Massima discrezitudine, sarete voi ad occuparvene. Prendere o lasciare? D'accordo, affare fatto! Ditemi, fratelli Dalton, perché tanto interesse per il ramo alberghiero? Per altruismo, qui c'è tanto spazio e c'è gente che non ha un posto per dormire. È bello aiutare gli altri. Non trova che sia un'idea geniale? Sarebbe il caso di parlarne a mio fratello, anche lui dirige un penitenziario, proprio come me. Everell, lo mettiamo alla reception. Jack al bar. E William al centro benessere. Che sta succedendo, signor direttore? Ah sì, ho deciso di apportare dei piccoli cambiamenti per migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Un penitenziario moderno deve essere confortevole e accogliente, in tutta semplicitudine, ovvio. Ah, capisco, ma non crede che il portone spalancato possa istigare ad evadere? Osservazione acuta, ho già chiesto a Rantanplan di restare qui e fare la guardia. Un buon direttore deve pensare sempre a tutto. Ottimo, stupefacente. Hanno messo una giostra! Arrivano dei clienti! Salve! Benvenuti al penitenziario Palace Hotel! Prego, signori, seguitemi! Il facchino si occuperà subito dei vostri bagagli! Di qua! Ciao! E se invece non fosse affatto una giostra, se fosse piuttosto qualcosa come un passaggio segreto? Che porta nello stesso identico posto da cui eri partito? Singolare. Signori, la vostra camera! Forza, battiamocela! Aspettate, ci serve un biberon per il fumo! Non ve ne andate, io ho voglia di un gelato! Non c'è il riscaldamento! Da questa parte, signori! È fantastico, i clienti arrivano a frotte! Fattorino, colazione per la camera numero 3! Fattorino! Devo cambiare il bambino! Io voglio il mio gelato! Fattorino, dov'è la piscina? Le scarpe! Bene, signori, vi abbiamo preparato la cella VIP con una splendida vista panoramica. Una camera? Ma certo, da questa parte, mi segua, prego. È peggio di prima. Non solo siamo ancora prigionieri, ma stiamo anche sgobbando come muli. Eh? Ho un'idea. Diventeremo 4 clienti. Momento giusto, andiamo! Siete già in partenza! Il nostro servizio non vi soddisfa? È perfetto, ma abbiamo molta strada da fare! Calmati, piccolino, ora ce ne andiamo! Bene, come desiderate, vogliate seguirmi per regolare il vostro conto? In totale sono $345,45, escluse le mance. È possibile pagare a rate, prima rata niente e il resto mai? Oh. È un bambino estremamente precoce. Guardie! Allarme! I Dalton stanno evadendo! Seguitemi! Non evadiamo più, Joe! Guardie, prendeteli presto! Dovevi immaginare
immaginarlo, signor Peabody. L'idea del penitenziario albergo non era fantastica? Io gliel'avevo detto. Lei non doveva tenere una lezione di cucito? Non solo il servizio è pessimo, ma ci hanno anche rubato i vestiti. Non pagheremo neanche un centesimo. Ora ho capito, non era una giostra, è una specie di flipper gigante. Forza, le diavole tende. Ha funzionato! Siamo liberi! Siamo liberi, ma anche molto stanchi, Joe. Sono già due giorni che non riusciamo a chiudere occhio né a toccare cibo. Va bene, faremo una sosta al prossimo saloon. Non c'è nessuno ad accogliere i clienti in questo saloon? Ehi, che fine hai fatto, oste? Il signor Peabody. Esatto, Abel Peabody, il fratello maggiore di Melvin. Come va, fratelli Dalton? Come arredatore ha molto più gusto di suo fratello. Un baie maiave. Molto affascinante. È stato gentile a consentirci di partecipare, lupo pazzo. È una noia mortale. Vorrei visitare una banca invece. Un baie maiave bisonte. Ecco, il suo spirito è volato via e si è incarnato in un bisonte. Un banale trucchetto per i turisti. Avanti, approfittiamo dell'occasione. Joe Dalton non dovrebbe prendersi gioco delle nostre arti magiche. Kumbaye Mayave, vero falco? Spettacolo meraviglioso, sono incantato. Complimenti. Cosa? Allora non è un trucchetto acchiappa turisti. Sentite, so come possiamo andarcene da qui. Cantiamo quella stupida cantilena. Umbae! Ci incarniamo nel corpo di un bisonte e sfondiamo la porta del penitenziario. Poi ritorniamo nei nostri corpi e scappiamo via. Vi è chiaro il quadro? Non è complicato. Ehi, Joe! Hai visto cosa ci danno stasera a mensa? Ma senti, sembra la ninna nanna della mia nonnina. Oh, un polletto. Coniglio. Tada! Ha funzionato. Ma che ci facciamo nel corpo di quattro conigli? Tutta colpa della tua fissazione con il cibo! Ok, ricominciamo. Questa volta dobbiamo dire tutti insieme la parola bisonte. Ma non ti pare che fosse più tipo umbaia maiave? No, no, faceva rima. Era umbaia maiava. No, anzi, aspetta. Non mi ricordo più State niente. State zitti! Faccio io. Accidenti, ma com'era? Ehi, coyote, ma cosa vorranno da noi? Mangiarci! Non ha anche lei l'impressione che ci sia qualcosa di diverso? Le solite strategie di fuga dei Dalton, non dobbiamo perderli d'occhio un solo istante. Sì, ma in ogni caso, sembrano convinti di essere dei conigli. Ehi, ma hanno preso un nuovo cane da guardia? Sembra un idiota. Ehi, tu, botolaccio, questo è il mio penitenziario! Mia cara, a volte ciò che accade va al di là della mia capacità di comprensione. Tutto bene, Joe, ce ne siamo liberati. Ok, dobbiamo ricordare quelle parole. E com'erano? Un'aquila? Che cosa vuole? Mangiarci! Venitemi dietro! No, così non può andare. Niente da fare, non me lo ricordo! No!
Andiamo al villaggio indiano! L'unica speranza è sentire le parole della cantilena dai testa piumata! So volare! Ho sempre sospettato che i cani potessero volare! Guardate che cosina buona ha portato oggi la zia Betty per voi! Ma che stranitudine! Dobbiamo trovare vero Falco. Un baie maiave! Coyote! Urrà! Abbiamo le parole! Andiamocene via da qui! I Dalton, non siete autorizzati ad utilizzare i nostri grandissimi segreti! Andiamo! Dai, lo sistemiamo in un batter d'occhio! Un baie maiave! Orso! Sentiamo un po', chi è adesso il furbacchione? Coraggio, andiamo! Un baie maiave bisonte! Evviva, Joe! Ce l'abbiamo fatta! Ma il tuo bisonte è piccolino! Lascia stare, Everell! L'importante ora è sfondare i cancelli della prigione e alzare un polverone nel penitenziario! Aia! Calma, bestiacce, o vi faccio assaggiare il sapore della mia frusta! Senti, Joe! Secondo te dove ci stanno portando? È una fabbrica di carne bovina in scatola! Ma siamo in una gabbia! Beh, non bastava essere rinchiusi in una cella! Oh, ecco a voi, piccoli Dalton, un delizioso piatto di carotitudini! Inutile sforzarsi di comprendere, signorina Betty! Ma che stranezza, Joe! Ci trattano come conigli! A tavola! No, grazie! Ho appena cenato! Un baie maiave! Guarda se non è sciocco quel cane! Beh, che ci faccio qua? Per mia grande fortuna ho imparato a volare! Peabody, ci faccia uscire, forza, immediatamente! Ma guarda, hanno consegnato le nuove api, forte, così avremo tantissimo miele! Benvenuti nel mio penitenziario, signori. Qui sarete trattati bene. Sveglia le prime luci dell'alba, doccia fredda per svegliarsi e avrete una doppia porzione di dessert. Certo, perché naturalmente lui non ha mai assaggiato il nostro dessert. Se fosse un detenuto non ne parlerebbe con tanto entusiasmo. Se Peabody fosse un detenuto, potrebbe sicuramente aiutarci a scappare. Rifletteteci bene. Chi conosce il penitenziario meglio del direttore? Bob Morris! Cella numero 52, John Vossel! Cella numero 75 e Melvin Peabody! Cella numero... Ma cos'è questa storia? Oh, il nome scritto a mano deve essere uno scherzo! Non lo trovo molto divertente, continuiamo! Mi dispiace, la legge è uguale per tutti! Ma è un'esecrabile erroritudine, io sono innocente! Anch'io sono innocente! Aspettate, perché proprio con i Dalton? Sono loro che l'hanno richiesto, tanto carini, no? Allora, facciamo pace? Dici sul serio? Ma certo, ora che siamo tutti nella stessa barca ci dobbiamo aiutare. Per esempio, qual è il modo migliore per evadere, eh? Evadere? Ma come ti permetti? Io sono innocente e ve lo dimostrerò. Davvero? E come? Confrontando la calligrafia del mio nome sulla lista con quella di ogni prigioniero. Chiunque sia stato me la pagherà cara.
La lista? Ce l'ha Pete, se non sbaglio. Ce l'ha Arnold. Chiedi a John. L'ho vista in mano a Mike. Non l'aveva Brad. No, ce l'ha Frank. Rimarrò chiuso in questo penitenziario. Stia tranquillo, troverò io quella lista. Sì, certo. Nel frattempo accuderemo con affetto il prigioniero. Così di sicuro non vedrà l'ora di evadere. Basta così! È troppo dura. Ma certo, l'unica soluzione è l'evasione. Allora, qual è il piano? Un passaggio segreto? Non insistere, prima o poi la fortuna tornerà a sorridere. Sì, certo. Eccola qua! Ma è un miracolo! Come ha fatto a trovarla? Oh, è stato facile! In effetti Greg l'ha data a Jim, che l'ha passata a Luke, che l'ha data a John, che l'ha portata a... Sono salvo! Sono salvo! Questa volta sono davvero finito. Perché mai? Può sempre cercarla fuori dal penitenziario. Ok. 7:12, è l'ora della ronda di Bill. Appena è passato, abbiamo pochi secondi prima che Mike sul bastione si volti alle ore 7:14 in punto. Adesso! Fase 2, evitare i riflettori, cambiano direzione ogni 3 secondi. Ultima fase, Everell il cioccolato. Vedi quello che vedo io, Emmett? Evidentemente è ora di merenda, cioccolato! Addio, mio, mio, mio. Allora, la chiave! Non mi dica che è sempre stata in quel vaso! Le guardie sono smemorine, è meglio tenere una chiave di riserva. Oh! La lista! La faccio io! Oh, che peccato, si è rotta! La lista! Che ne sarà di me? Sarà un fuorilegge, come noi. Bene, e non per essere scortese, ma abbiamo banche da rapinare. Ci vediamo presto! Aspettate, non lasciatemi solo, voglio unirmi a voi! No, non vogliamo pesi morti! Conosco la tabella di marcia di tutti gli abitanti della regione. Ripassiamo il programma di questa settimana. Lunedì 12:30, rapina alla Springtown Bank durante la pausa pranzo. Martedì 15:24, la diligenza attraversa il Silver Snake Canyon, ideale per un'imboscata. Mercoledì 15:26, attacco alla banca di Penful Gulch durante la fiera. Ecco qua la sua parte. Grazie, ma prima di continuare devi firmare un regolare contratto di assunzione. Lei e le sue stupide manie burocratiche. Io, Joe Dalton, assumo Melvin Peabody, eccetera, eccetera. Va bene così? Perfetto! Quello che mi serviva per dimostrare la mia innocentitudine è la tua scrittura, Joe Dalton. Il topo è in trappola! Il topo è lei! Chi pensa che venga a salvarci in mezzo al deserto? Spacca il minuto, colonnello! La cavalleria passa da qui ogni mercoledì alle 17:22 in punto. Torna utile conoscere gli orari, Joe? Che piacere rivederla qua, signor direttore! Sì, sono molto felice di essere tornato. Molte grazie per il suo prezioso aiuto, signorina Betty! Oh, la piccola ape si è trasformata in uno scarabeo. Bisogna dire che succedono delle cose molto curiose in questo alveare. Ma che succede qui, signor Peabody?
Che cosa? Qui è arrivato! Chi è arrivato? L'ispettore carcerario! Che angoscitudine! Una piccola irregolarità e rischiamo che ci faccia chiudere il penitenziario! Deve essere tutto impeccabile! Presto, mettiamo in ordine le celle! Il cortile deve essere uno specchio! Chiuderà il penitenziario? Oh, ma è fantastico! Se chiudono questo posto ci faranno uscire e una volta fuori evaderemo! Dobbiamo fare in modo che l'ispezione sia un disastro! Hanno cambiato le decorazioni! Non male, ma si potrebbe fare di meglio! Cosa? Ispezione carceraria, signori! Devo visitare il fabbricato! Mamma Dalton! Ma questo non è possibile! Deve esserci un'erroritudine! E questa sarebbe la mia tessera dell'autobus, secondo lei? Mamma! Tesorino! Non è possibile! Non può essere lei l'ispettore carcerario! Non mamma! Non una Dalton! In ogni caso, il piano resta quello! La sua visita sarà un incubo atroce! Ma che gioia! Buongiorno, figlioli! Buongiorno, mamma! Il nostro è un penitenziario modello. Pensi, ci sono banditi che commettono crimini appositamente per venire ospitati nella nostra struttura. Siamo stati sconfitti, Joe. Peabody ha ripulito perfettamente questo posto. Bene, allora vado a pulire la nostra cella. Mamma ne sarà entusiasta. Imbecille, non hai capito un accidente? Non dobbiamo pulire, dobbiamo sporcare. Davvero? E perché? È il nostro piano, immane idiota. Va bene, non importa, ci pensiamo noi a sistemare. Tu vai da mamma, penso che ti stia chiamando. Davvero? Mamma, arrivo! Aspettate, il letto è sfatto! Ecco! Molto bravo, Ever, il perfetto! Ma che idiota, ma che gigantesca imbecille! Ecco, come ricompensa c'è un regalino per te! Oh, il mio portatovaglioli e la mia copertina! Che bello! Grazie, mamma! Vogliamo proseguire la visita? Mamma è la solita distratta! Sei una rovina! La pagherai cara, razza di invertebrato! Che roba è? Mamma li ha dimenticati, erano nel suo regalo! Oh, era un trucco allora! Oh, che donna straordinaria! Cambio di piano, l'ispezione deve andare liscia e appena fa buio, con questi attrezzi uscire da qui sarà un gioco da ragazzi! E anch'io voglio aggiungere il mio tocco speciale all'opera, il tocco Dante and Flag. Vogliamo continuare la nostra ispezione? Peccato, la visita è finita, Joe. Mamma se ne sta per andare. Non agitarti, la rivedrai prima di quello che credi. Fuori da qui. Beh, eccoci qua. Bene, 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 è finita. Devo dire che i suoi ragazzi sono stati bravi. Sa come sono i giovani? Si comportano sempre meglio quando sono fuori casa. Direi che è andato tutto bene. Con un po' di fortuna otterremo una terza palla al piede nel catalogo penitenziari di Charm. Ispettore carcerario, sono qui per una visita alla vostra struttura, ecco qua. Ma senz'altro, entri pure. Si accomodi. Guardie! Mettete subito questo impostore in isolamento! È un trucchetto di una vecchitudine imbarazzante. Ti fingi ispettore e fai scappare i tuoi compari. E se fosse mamma Dalton l'imbrogliona? Mi sembra più logico, no? E perché mai dovrebbe farlo? Non ha mica aiutato i suoi figli ad evadere. Gli ha semplicemente dato qualche regalo. I regali! Mamma! Alla buon'ora!
vi sto aspettando da un secolo. Riportateli qua! Daltor! Mani in alto, vi ha pizzicato! Arrendetevi! Vai! Non è il perno della carrozza, vero? Io ti faccio polpette, idiota! Avrei dovuto immaginarlo, una Dalton che rappresenta la legge? Impossibile! Ma alla fine è andata bene! Non vedremo altri ispettori per un bel po'! Ah, l'ispettore! Buongiorno! Spero che abbia apprezzato il mio scherzetto, signor ispettore! E come? E lei apprezzerà la mia relazione, vedrà! Catastrofitudine! Mi toglieranno due palle al piede nel catalogo penitenziario di Charm. A me ne basta una di palla al piede e mi avanza. Dico bene? Ecco qua! Questo sì che è uno stile rent and play! Un po' di silenzio, ragazzi, per favore! Come ricompensa per esservi comportati bene, ho deciso di offrirvi la spettacolare magia del circo! Sì! Perché non di marionette, già che ci siamo? Vedrete, è un circo davvero straordinario, di livello internazionale! Melvin Peabody, direttore di questo penitenziario, sono felice di accoglierla! Grat Sam Grat, artista circense di padre in figlio da ormai ben 3 mesi! E lui è Orazio, il mio acrobata, fantino, mago e ammaestratore di fiere! Buongiorno! Oh, una giraffa! Un condor! Io non vedo nessuna fiera, signor Grattino e Grat! Ne vedrà! Resterà a bocca aperta! Dimostrazione, Orazio! Su, Margherita, fa vedere cosa sai fare! Oh, un leone! Non mi fai paura! Mi è venuta un'idea. Ci travestiremo da mucca e ce ne andremo col circo senza che nessuno se ne accorga. Un momento, se vedranno due mucche, si insospettiranno. Ho pensato anche a questo. Rapiremo quella tira, la rinchiuderemo e quando Peabody si accorgerà della nostra scomparsa, noi saremo già lontani. Per travestirci da mucca ci vuole un costume. Tutto pianificato, so come fare. Un laboratorio di taglio e cucito? Per fare qualcosa di utile e creativo, oltre a spaccare le pietre. Trovo che sia un'idea formidabile, fratelli Dalton. Che ne dice, signor direttore? Mi occuperei io di tutto. Così non va affatto bene. C'è una fiera di troppo in questo penitenziario. Dove si è cacciata? Stavolta mi ha fatto fesso, ma non succederà più. Bene, Barella, tu inizia a cucire. Noi intanto andiamo a esercitarci a fare la mucca. Facci un segno quando hai finito. Che segno, Joe? Questo? O preferisci questo? È un modo di dire, imbecille, che non sei altro. Avvisaci quando hai fatto e cerca di sbrigarti. Andiamo! Rumina! Ma Joe... Rumina, ho detto, la nostra mucca finta deve sembrare autentica! Fai anche mu! Ehi, ragazzi! Che ve ne pare della mucca? Secondo te come facciamo a infilarci qui dentro? Così? Dobbiamo essere una mucca dalle corna agli zoccoli. Pensare come una mucca, mangiare come una mucca, dormire come una mucca. E ciao! Ta-da! Ma allora sei proprio idiota. Dimmi dove si è mai vista una mucca a quadri. Questa è una mucca scozzese. Stavolta non te la caverai, sei spacciata. Visto che quando ti ci metti qualcosa la sai fare? Bene, passiamo alla fase 2 del piano. Rapimento della mucca e sostituzione. Signore e signori, benvenuti al grande circo Grat! Wow! Questa sera, davanti ai vostri increduli occhi, si svolgerà lo spettacolo più straordinario ed entusiasmante che abbiate mai visto! E ora, ho l'onore di presentarvi Orazio e il suo Lava Serge! Oh!
si è messa a mangiare! Datemi una mano! E adesso, signore e signori, un altro numero sensazionale! Il pollo cannone! Pronti? Fuoco! Vediamo, c'è un volontario che vuole provare? Ora ce ne stiamo qui buoni ad aspettare la fine dello spettacolo e poi addio penitenziario. A proposito, qual è il nostro numero? Il nostro numero? Quale numero? E ora ecco a voi il clou dello spettacolo. Guglielmo Tell e il suo lancio alla mucca. Sento che questo numero non mi piacerà. Ehi, si vede benissimo che non è una vera mucca, ci ha ingannato! È una truffa bella e buona! Ridateci i soldi! Ragazzi, non fate così! Il circo è magia, è un grande spettacolo, è sogno, è illusionitudine! Glielo dico lei! Allora... Battiamocela! Le fiere hanno paura del fuoco! Sono troppo intelligente! Margherita, aiutami! Soddisfatto? E ora dimmi chi è il più forte? Vamos a bailar! Questo è troppo! Avete distrutto tutto! Siete un branco di incivili! Avete disonorato il circo fuori dai piedi! Vabbè, se insisti. Ti sei fatta la bua, Margherita! È proprio vero che il circo è una sorta di magia! Allora, avete trovato i Dalton? Niente, capo! Sono letteralmente scomparsi! Eppure nessuno li ha visti uscire! Il laboratorio di taglio e cucito, lo sapevo! Uscite, fratelli Dalton! Sappiamo che siete lì dentro! Bene, conterò fino a tre. Uno! Due! Siamo liberi, ragazzi! Il mio piano non poteva fallire! Vado a dare un'occhiata fuori. Benvenuto nel mio umile penitenziario. Sono felice di accogliervi, signor Grat, Sam Grat. E lui è Orazio, il mio acrobata, fantino, mago e ammaestratore di fiere. Buongiorno. Sì, come hai detto tu, Moo.